Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi voglio darvi 10 trucchetti sui capelli. 10 trucchetti geniali e che pochi conoscono per quanto riguarda i nostri capelli, che ci semplificano la vita. Quindi, numero 1, se anche voi avete quei piccoli capelli che magari quando vi fate una bella coda di cavallo stanno sempre tipo in su o insomma stanno un po' dove gli pare, una cosa molto utile da fare è prendere uno spazzolino, naturalmente uno spazzolino pulito e nuovo, spruzzarci della lacca per capelli e poi con lo spazzolino andare a, se avete una coda di cavallo lo fate verso l'elastico, se invece avete i capelli sciolti ma volete comunque togliere questi baby capelli che stanno su, potete farlo appunto anche in questa direzione. Questa è una cosa molto molto utile perché non vi ungerà i capelli, non si vedrà che avete applicato della lacca, però questo aiuterà a tenerli in posa. Numero 2, per fingere di avere una coda di cavallo più lunga di quello che avete in realtà, potete seguire questo semplice trucchetto. Basta creare prima una coda bassa proprio sulla nuca e legare i capelli così, e poi creare una vera e propria coda di cavallo sopra. Questo darà, allungherà la vostra coda naturale e sembrerà che voi abbiate i capelli molto molto più lunghi. Numero 3, se volete evitare di usare aricciacapelli, ferro o semplicemente se non avete tempo per usarli, potete creare dei ricci molto molto facilmente. Potete fare una bella treccia quando i capelli sono ancora umidi, passare su con il phon in modo da fissare il tutto ed asciugare anche un po' i capelli, e il mattino dopo quando andrete a sciogliere la vostra treccia avrete dei ricci perfetti senza appunto usare calore e senza perdere tempo. Numero 4, se invece volete usare il ferro per arricciare i vostri capelli ma avete pochissimo pochissimo tempo, e io ne so qualcosa, non ho una chioma pazzesca ma ci metto almeno mezz'ora per creare le mie onde, una cosa che potete fare che vi prende veramente solo 5 minuti è fare una bella coda di cavallo, dividere i vostri capelli in 3 ciocche anche se sono grandi e poi andare semplicemente con il ferro ad arricciare soltanto queste 3 ciocche. Le onde saranno molto naturali, sarà un effetto naturale e soprattutto avrete appunto queste onde senza aver perso mezz'ora. Numero 5, se volete creare dei ricci, dei boccoli, ma non avete il ferro, non avete l'arricciacapelli, avete soltanto la piastra e non sapete come fare i ricci con la piastra, io ci ho fatto un video riguardo, anche più di un video, andatelo a vedere, ma se ancora non capite come si fa, è molto molto semplice, vi basta prendere così, arricciare una ciocca di capelli attorno al dito, lasciare, tenere il ricciolo così e poi andare a piastrare con la nostra piastra, aspettare per qualche secondo e poi rilasciare, e voilà, si sarà creato un riccio, un boccolo molto semplicemente, e questo è sicuramente una buona alternativa ai ricci con la piastra che possono essere molto complicati. Numero 6, e questo mi sa che già ve l'ho detto ma molto tempo fa, dovete sapere che abbiamo sempre usato le forcine nel modo sbagliato. Ebbene sì, perché la parte zigzagata, cioè una parte zigzagata sulla forcina, giusto? Io non riesco a parlare, zigzagata, e un'altra liscia, giusto? Ok, noi abbiamo sempre messo la parte liscia verso la testa, per capirci, la parte zigzagata verso l'altro. Ebbene, non si fa così, sono studiate per essere messe al contrario, quindi la parte zigzagata va sotto all'attaccatura praticamente vicino alla testa e la parte liscia della forcina andrebbe verso l'esterno. Quindi provare per credere, perché tengono molto molto meglio. Numero 7, avete i capelli che svolazzano da tutte le parti per quell'effetto elettrostatico, può dare molto molto fastidio, lo so, e succede soprattutto quando i capelli sono puliti, perfetti, quindi dite wow, saranno perfetti, invece svolazzano da tutte le parti. Una cosa che potete fare, potete stendere della crema sulle vostre mani, della comunissima crema per le mani, e poi una volta che si sarà assorbita sulle vostre mani andate a passare le dita tra i vostri capelli, in questo modo l'elettrostaticità scomparirà ma non ungerete i capelli, eppure profumeranno e saranno perfetti. Numero 8, se anche mettendole nel modo giusto le forcine non tengono, e se avete i capelli sottili, lisci come i miei, una cosa che capita spesso purtroppo, una cosa geniale ma che nessuno sa, potete fare, potete mettere su un foglio di carta, su uno scottex, su un fazzoletto, tutte le vostre forcine, darci una bella spruzzata con la lacca e poi farle saltare un po' in modo che l'eccesso di lacca venga assorbito dallo scottex e vedrete che le forcine magicamente, per miracolo, ma tengono molto molto di più. Numero 9, se i vostri ricci non tengono perché avete i capelli super lisci come me e i vostri ricci tengono tipo un'ora anche con la lacca extra extra forte, vi capisco, ne so qualcosa, una cosa molto utile da fare è, specialmente se usate il metodo della piastra, quindi ricciolo e poi piastra sopra, prendere del foglio d'alluminio e andare ad avvolgere il ricciolo
prima di piastrarlo per creare il riccio. Questo renderà il vostro ricciolo molto più forte, molto più definito e vi durerà di più. Numero 10, se volete togliere le doppie punte dei vostri capelli in casa senza andare dal parrucchiere, potete dividere i capelli in tante ciocche, avvolgerle su se stesse così, tenere naturalmente le estremità perché rimangano così, e poi vedrete tutti i capelli che avanzano sui lati e che fuoriescono, quelle sono tutte le doppie punte, e vi basterà con delle forbicine, in modo molto cauto naturalmente, non tagliatemi tutta la ciocca vi prego, in modo molto cauto andare a tagliare tutte le doppie punte che fuoriescono. È pazzesco, ma si vedono tutte su tutta la lunghezza del capello ed è molto molto semplice eliminarle. E niente ragazzi e ragazze, questo per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto questo video, scrivetemi tutto nei commenti se volete altri video del genere, se avete consigli, idee, richieste. Mando un bacio gigantissimo, vi abbraccio come al solito, che vi voglio bene, abbraccio 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 abbraccio, e alla prossima, ciao!